Allora andiamo a vedere dove è andata oggi la nostra Elena Ballerini, dove ci porta. Elena, ci sei? Elena, facci sognare. Elena? Hai visto, è scappata. Eccomi, sono qui. Buona Ciao. Domenica Paola, buona domenica Simona, a tutto lo studio. Vedo che siete in ottima compagnia. E a proposito di questo, Albano, qui sono tutti pazzi di te, perché quando hanno saputo qui a San Lorenzello che tu sei stato in studio, sono venuti qui per farti questo saluto. Felicità, un bicchiere di vino con un panino, la felicità, felicità, felicità. Bravi, ma che bravi! Eccoli! Accomodati, Albano! Perché abbiamo saputo che tra Albano e San Lorenzello c'è un grande legame, infatti sono qui con un suo amico, il dottor Luciano Lombardi, volto storico RAI, è stato anche vice direttore del TG1 e conduttore di Check Up, ma oggi è qui perché lui è il fratello di Gianfranco Lombardi, che purtroppo ci ha lasciato 2 anni fa, direttore d'orchestra, arrangiatore di successo, grande amico di Albano. I saluti per Albano. Tanto un saluto affettuosissimo ad Albano, la nostra casa è aperta a lui quando vuole, è una vita che era amico di Gianfranco, che noi continuiamo a essere amico suo, in bocca al lupo. Grazie, grazie dottore, e adesso vi racconto qualche cosa su questo magico posto in cui mi trovo. Voi sapete che ogni domenica io vado alla ricerca di caratteristiche della nostra bellissima Italia e oggi sono al Mercantico di San Lorenzello, in provincia di Benevento. Qui vi faccio vedere un oggetto che ho trovato per voi, Paola e Simona, che secondo me vi piacerà molto. Vedete, questa è una spilla che apparteneva a una nobildonna molto vicina a Maria Antonietta, faceva parte della sua corte, perché a quel tempo era in voga ingraziarsi la regina indossando proprio la sua immagine. Tutto questo che vedete è del 700, addirittura anche il vetro bombato che ricopre questa spilla. Vi voglio mostrare ancora un bellissimo oggetto, perché San Lorenzello è il paese della ceramica. Da 300 anni qui si tramanda la tradizione di avere in casa l'acqua santiera. Qui venivano battezzati bimbi appena nati, perché una volta si battezzavano appunto in casa, subito dopo che erano nati. Ma voglio dirvi una cosa, Paola, Simona, qui non soltanto sono tutti pazzi per Albano, ma sono pazzi anche per voi. Ciao Paola, ciao Simona, vi aspettiamo a San Lorenzello, diamo un forte bacio. Grazie. Anche noi. A più tardi, ragazze, aspettate. Vi devo ancora dire una cosa, perché voi tutte le settimane mi mandate per fare anche una mission. Io questa volta ce l'ho fatta subito, ragazzi, perché sono arrivata qui e appena sono scesa dalla macchina a San Lorenzello mi hanno riconosciuto e ho trovato subito una famiglia che oggi mi ospiterà. E sono Maria e Michele. Bravissima, ce l'ho fatta subito, volevo sorprendervi. Grazie, volevo sorprendervi. Loro appartengono ad un'importante casata nobile. Ecco. Allora, vi racconteremo qualcosa di molto interessante più tardi. Vi aspettiamo da San Lorenzello. Ciao, grazie, a tutti. Grazie. Perché lei ogni domenica deve farsi invitare a pranzo da una famiglia del luogo e noi dobbiamo scoprire come fanno il pranzo della domenica. Oggi scopriremo come lo fanno a Lorenzello. Tu come fai il pranzo della domenica? A collegarci con Lorenzello in provincia di Benevento, dove c'è la nostra Elena Ballerini che dovrebbe essere a pranzo con una famiglia di Lorenzello. Elena, ma l'ha detto subito che era riuscita, sì, sì. Beata lei. Eccoci Elena, ci senti? Sì, oggi sì, vi sento, oggi ho vinto a mani basse, sono già qui nella sala da pranzo con la signora Maria e il signor Michele che mi hanno gentilmente invitata. Come vi anticipavo prima, sono una famiglia nobile, infatti vi vogliamo far vedere subito al volo questo abito bellissimo dell'Ottocento che è appartenuto alla un'antenata della signora Maria, Cristina Parenzio, la contessa Cristina Parenzio, che era anche damigella di corte di Vittorio Emanuele II. Però vi presento tutta questa straordinaria famiglia, i nonni Emilia, Alessandro, la figlia Benedetta, il fidanzato e il fratello Manfredi. Io vado subito in cucina con la signora Maria perché vi mostro che cosa ci ha preparato di buono, ma di buonissimo oserei dire. Qui abbiamo le tagliatelle fatte in casa, un trucco per farle buonissime. Tante uova. Tante uova. Con cosa le condiamo? Con il sugo, con la braciola. Ecco, facciamolo vedere, il sugo è questo. Eccoci, vedete. E che cos'è la braciola esattamente? Le faccio vedere io. Eccolo, brucia un pochino. La facciamo vedere che ce l'abbiamo qui in forno. La signora Elena. Ecco qua. Ecco. Un rollè. No. Un rollè di carne. Di vitello con i broccoli. Allora, un rollè. Saltati.
Buonissimo, che profumino! E poi abbiamo dulcis in fondo, giusto dire proprio così, abbiamo anche un ottimo dolce che ha fatto la figlia Benedetta. Ecco, questa è una crostata di amarene. La teniamo per dopo, mentre io vado. Elena, porta a casa! Manca il dolce! Porta a casa tutto! Porto tutto, voglio solo fare... Porta a casa, grazie, grazie a voi! Abbiamo tempo, buon pranzo, buon pranzo!